Ciao e benvenuti in questo nuovo tutorial di Elcos. Oggi ti spiegherò la prima interconnessione tra centralina CEM CIM 196 e l'app Elcos Smart Control. La prima cosa che devi fare a centralina spenta è inserire la SIM di un operatore con 4G abilitato. Per installare la SIM basta aprire lo sportellino posto sul lato della centralina tirando la linguetta verso l'alto ed estraendo lo sportellino verso l'esterno. Una volta aperto basterà inserire la SIM all'interno del modem. Ora dovremo accendere la nostra centralina CEM 196 premendo il tasto Start. Con le frecce direzionali dovremo recarci fino all'orologio, premere la freccia verso l'alto e tenere premuto la spunta, ovvero il tasto conferma, per qualche secondo, fino a quando non saremo entrati nel menu. Una volta aperto il menu, dovremo scorrere con la freccia direzionale verso il basso fino alla voce modem. Con la freccia destra entreremo nel menu modem. Qui troveremo la voce password inserisci. Con la freccia destra entriamo nella sezione password inserisci e qui sarà già presente la password di default, ovvero 4x0. Adesso dovremo confermare tenendo premuto il tasto conferma. Adesso saremo tornati nel menu modem, dobbiamo recarci nella voce IoT, con la freccia destra entriamo nel menu IoT e poi dobbiamo andare su funzione, sempre con la freccia destra. Da qui, con le frecce direzionali alto e basso, potremo decidere se includere o escludere la funzione. Noi appunto dovremo includere la funzione, quindi andiamo su incluso e poi ancora teniamo premuto il tasto conferma. Una volta passata la dicitura ok, potremo tornare indietro con la freccia sinistra. Qua ci ritroveremo nel menu IoT e dovremo andare sulla voce APN. Una volta raggiunta la voce APN, con la freccia destra entreremo nell'impostazione appunto dell'APN. Qui con le frecce alto e basso dovremo andare a inserire l'APN fornito dal nostro operatore. Ovviamente ogni operatore possiede un APN differente, di conseguenza ti invitiamo a verificare l'APN del tuo operatore tramite i documenti forniti dallo stesso o ricercando in internet appunto l'APN. Come dicevo prima, per modificare i caratteri basta utilizzare le frecce alto e basso per scorrere appunto i vari caratteri. Per andare al carattere successivo bisogna utilizzare le frecce direzionali destra e sinistra e una volta inserito tutto l'APN correttamente basta tenere premuto il tasto conferma. Una volta passata la dicitura di conferma ok, per uscire dal menu APN basta premere il tasto rosso annulla. Ora possiamo tornare al menu modem con la freccia di sinistra. Dal menu modem dovremo recarci nella voce SMS. Con la freccia destra entriamo nel menu SMS, sempre con la freccia destra entriamo in funzione e qua con le frecce direzionali alto e basso dovremo andare sulla voce escluso. Una volta selezionato escluso dovremo tenere premuto il tasto conferma. Apparsa la dicitura ok potremo tornare indietro sempre con la freccia di sinistra. Con la centralina abbiamo finito, adesso dobbiamo prendere il nostro smartphone e scaricare l'app Elcos Smart Control. Per scaricare l'app devi recarti su App Store in caso di iPhone o su Play Store in caso di Android. Apriamo App Store, nella barra di ricerca digitiamo Elcos Smart Control, clicchiamo sull'app, clicchiamo ottieni e appunto attendiamo il download dell'app. Una volta scaricata potremo aprire l'app e qui dovremo creare un account cliccando su registrati. Una volta creato l'account potremo accedere all'app Elcos Smart Control da qualsiasi dispositivo. Effettuato l'accesso ci troveremo appunto la nostra lista centraline in prima battuta e in alto a destra basterà premere più. Qui dovremo inserire serial number e codice d'accesso che troveremo sul lato della centralina con due etichette, con l'indicazione SN per il serial number e access code per il codice d'accesso. Una volta inseriti questi dati basterà premere su connetti e ci troveremo immediatamente sulla dashboard della nostra centralina. Ora saremo pronti ad utilizzare e visualizzare tutti i dati della nostra centralina da remoto. Infine qualche piccolo consiglio per risolverti eventuali problemi. Se la centralina dovesse avere problemi di connessione probabilmente è colpa di un APN errato. Prova ad inserire l'APN alternativo che ti ha fornito il tuo operatore. Prima ti ho fatto includere la funzionalità IoT ed escludere quella SMS. Di conseguenza riceverai solo le notifiche tramite l'app e non gli SMS. Le due funzionalità possono convivere, tuttavia ti consigliamo fortemente di utilizzare solo le notifiche via app, perché ogni tanto gli SMS potrebbero non essere recapitati tempestivamente.
Se nel corso degli anni dovessi riconnettere la tua centralina a un nuovo account e le etichette non fossero più presenti, puoi accedere ai dati come serial number tramite il menu dati e sezione app. Per maggiori informazioni ti invito a leggere la descrizione di questo video. Per altri contenuti informativi visita tutti i social Elcos.